Ciao fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, vi faccio vedere come io lavo la mia blender, cioè la mia spugna per truccarmi. Allora, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere neanche un solo video in cui io pubblico. Lasciatemi un bel mi piace, un commentino qua sotto se anche voi fate come me per pulire la blender e seguirmi su Instagram. Vi aspetto anche lì. Allora, praticamente ne ho quattro. Io ho queste quattro di spugnette che sono conciate malissimo. Come vedete, cioè, fanno un po' schifo. E sono fatte così. Cioè, proprio sporchissime. Le altre le ho lavate. Per cui, vi faccio vedere come le pulisco. E vi faccio vedere quelle che ho già lavato. Mi sono portata avanti perché sono, diciamo, tante. Ovviamente sono diverse, non sono tutte uguali. Però più o meno vi faccio vedere il risultato finale. Per cui vi faccio vedere. Allora, questo è il risultato finale delle altre spugnette già lavate. Adesso li lascio asciugare. Vi faccio vedere con queste in pratica come le lavo. Iniziamo da questa piccolina. Io uso il sapone, ovviamente, lo passo sopra bene forte e poi lo sciacquo, per cui vi faccio vedere così almeno capite meglio. Allora, bagno prima la spugnetta, ci passo un po'. E passo la spugna così, però la devo sempre bagnare perché sennò tipo questa è già. Come vedete è pulita. Dopo ve la faccio vedere meglio. Facciamo praticamente la stessa cosa con le altre. Cioè apriamo, bagniamo e lo passiamo sulla saponetta. Così. Thank you.
Ho lavato tutte e quattro le spugnette, il risultato finale è questo. Certo, cioè, certi sono andati via e un po' mi è rimasto. Comunque diciamo che, come vedete, sono venute pulite e in più adesso li metto ad asciugare qua, come sto facendo con le altre. Cioè, vedete il risultato? Sono venute pulite. Le lascio asciugare per un po'. Allora, io di solito un'oretta più o meno si asciugano. E questo è il risultato. Ovviamente vi farò vedere il prima e il dopo. Farò la foto del prima e del dopo. Così vi faccio vedere, diciamo, da come erano sporchi adesso che sono puliti. Ma le notate perché... Cioè, se vedete, sono puliti. E niente, questo diciamo è quello che, cioè, come li pulisco io in un modo semplice. Io ovviamente, come avete visto, ci metto un po' perché le voglio belle pulite e allora ci metto, diciamo, un bel po' per pulirle come si deve. Però ci vuole pochissimo tempo, dipende quanto è sporca la vostra spugnetta in pratica. E fatemi sapere se anche voi li pulite così o come li pulite. Così almeno ci diamo qualche consiglio di come, cioè almeno io li pulisco così. Fatemelo sapere voi come li pulite. Spero che questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere se volete anche quello sui pennelli, perché io uso un prodotto per pulire i pennelli, per cui fatemi sapere se volete anche vedere come pulisco i pennelli. E niente, detto questo, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, scusate se ripeto sempre le stesse cose. Comunque, questo... e poi, ovviamente, seguitemi su Instagram e lasciate un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!